Detto questo, ho avuto io, come Presidente della Regione Campania, una grande soddisfazione in questi giorni. Vedere che per l'ennesima volta noi abbiamo anticipato il governo nazionale. Ho visto le decisioni prese nel Consiglio dei Ministri di ieri. Bene, hanno deciso di fare nuove assunzioni nella pubblica amministrazione e hanno deciso di fare un piano per gli invasi collinari, per l'emergenza idrica. Beh, noi abbiamo deciso già da mesi in Campania un piano per l'autonomia idrica della regione e abbiamo già finanziato e approvato tre progetti per invasi collinari. La gara sarà espletata da qui a un mese. Siamo in anticipo rispetto al governo per il grande programma per l'emergenza idrica nel nostro paese, così come siamo in anticipo in questo caso di 4 anni rispetto alle assunzioni nella pubblica amministrazione. Voi i cittadini della Campania sanno che abbiamo varato un concorso per ampliare gli organici nella pubblica amministrazione già da anni. Sono anni che abbiamo affrontato il problema della riduzione quasi a zero delle piante organiche nelle istituzioni pubbliche, a cominciare dai comuni. Sapete che abbiamo varato un concorsone della Regione Campania, con il quale abbiamo mandato a lavorare quasi 3.000 giovani nei comuni della Campania. Ho visto che il governo ha deciso di assumere 3.000 unità nella pubblica amministrazione, ma non sono destinate, come dire, alle attività economiche progettuali delle istituzioni, perché i 2/3 di questi 3.000 nuovi assunti sono unità delle forze dell'ordine. Quindi alla fine il rapporto è questo: 3.000 assunti nella pubblica amministrazione dalla Regione Campania e 1.000 dal governo nazionale. È un governo un po' esile da questo punto di vista, un po' gracile, un po' micragnoso, e con 1.000 nuovi assunti su scala nazionale, ma quale PNRR vogliamo portare in porto. In ogni caso, per noi campani, una grande soddisfazione. Continuiamo ad essere all'avanguardia, ad anticipare le decisioni del governo di mesi o di anni. Ricordate, durante il Covid, la Campania anticipava sempre perlomeno di 2 mesi le decisioni che prendeva poi il governo nazionale. Beh, sono piccole soddisfazioni.